Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia e soprattutto buon 2023 a tutti quanti. Riprendiamo dopo questa pausa delle vacanze natalizie a parlare di Bleach, chiaramente ripartendo con una serie di video in cui andremo ad analizzare tutti gli aspetti più importanti del final season che abbiamo visto nelle scorse settimane. Beh, sappiamo bene che nel dodicesimo e tredicesimo episodio ci sono stati grandissimi eventi e grandissime rivelazioni, soprattutto per chi non aveva letto il manga, immagino sia stata una grande sorpresa e devo ammettere che il finale di stagione è stato grandioso proprio per questo motivo. Tanti temi, tanti foreshadowing, tante tecniche narrative che Kubo ci ha spiattellato nel corso di una mini saga così breve, chiaramente mi sto riferendo ad Everything But the Rain. Fino ad arrivare poi al presente in cui Ichigo finalmente riesce a conoscere il suo passato, le sue vere origini e a forgiare quindi un nuovo potere con una nuova consapevolezza. Partendo quindi da ciò, in questo video andiamo ad analizzare un aspetto molto importante che è quello dell'Hollow che fa parte dell'anima di Ichigo, a partire chiaramente dal White, la creatura artificiale che Aizen aveva creato all'incirca una ventina di anni prima dell'inizio della storia. Il White. Allora, l'Hollow di Ichigo, che è chiaramente uno dei personaggi più importanti all'interno della storia, proprio perché ha indirizzato tantissimo il cammino, le avventure del nostro protagonista. Il White inizialmente era ovviamente una delle creature artificiali, un Hollow artificiale sperimentale creato da Aizen. E questo, beh, non è una novità, in quanto sappiamo bene che già dalla saga del pendolo Aizen aveva iniziato a fare esperimenti sull'Hollowificazione. Per sconfiggere, per battere quel limite che c'è nell'anima tra uno Shinigami ed Hollow e creare quindi una creatura ibrida superiore, più forte. Il White, però, a differenza dell'Hollowificazione che aveva sperimentato con i capitani 100 anni prima, che poi saranno i Wizard, è qualcosa di completamente diverso. Perché il White è un Hollow sperimentale creato come base dall'unione di anime Shinigami. Ed è per questo che viene chiamato White, proprio ad indicare metaforicamente la purezza dell'origine della propria anima, nonostante il corpo in realtà è quasi tutto nero, se non per la maschera, appunto, che è bianca. Quindi il White, che è stato un Hollow importantissimo nelle ricerche di Aizen, è stato creato a partire da anime Shinigami. E questa cosa è molto importante perché Nimaya stesso, il creatore delle Zanpakutō, ammette come Aizen sia in un certo senso riuscito a capire il procedimento con cui Nimaya riesce a forgiare le Zanpakutō, a partire dalle Asauci. E questo è molto importante perché ci fa capire ancora una volta quanto Aizen sia un genio. In un certo senso, la creazione del White è molto simile alla creazione delle Asauci e della Zanpakutō. Perché questo Hollow, creato a partire dalla base di anime Shinigami, riesce in un certo senso a fondersi con le anime delle vittime che lui sceglie. Beh, ve lo sto dicendo molto molto approssimativamente, ma è quello che è successo con Masaki, perché White alla fine riuscì ad hollowificare tramite il suo morso, iniettando del veleno nel corpo di Masaki, che era una Quincy, e di, in un certo senso, incistarsi nella propria anima e poi fare ereditare, diciamo, questa genetica di Reiatsu all'interno del proprio figlio, che è Ichigo. Ma ora, partendo per gradi, iniziamo un attimo a comprendere le motivazioni di Aizen, soprattutto quello che è successo in merito all'origine del White. Allora, questo Hollow, come ho detto prima, era stato creato a partire da anime Shinigami e a un certo punto della storia aveva iniziato a piede libero ad uccidere degli Shinigami nel distretto di Niruki, se non sbaglio, la città vicino Karakura, per capirci, dove è ambientato lo scontro con Isshin. Chiaramente la Soul Society se ne è accorta e Isshin, che era il capitano di quegli Shinigami morti della decima brigata, si è catapultato senza avvisare nessuno a risolvere questa situazione. La cosa molto importante è che questo Hollow uccideva soltanto con la pioggia, cioè il riferimento ad Everything But the Rain, nelle notti del mondo terreno. Ed è qui che lo vediamo per la prima volta, sostanzialmente di fronte ad Isshin, che per sprigionare, lo è attirare con lo sprigionamento del proprio Reiatsu, inizia a fare una carneficina di Shinigami. E la cosa interessante è che ogni volta che uccideva uno Shinigami si comportava sempre di più da Shinigami. E questa è una cosa che nota Isshin già in battaglia. Perché nonostante il nostro papà di Ichigo era riuscito ovviamente a capire subito che era un Hollow, si comportava in realtà anche in termini di abilità combattive come uno Shinigami. E forse l'ibrido si vede più in questo, nel suo atteggiamento, ma soprattutto nel suo stile di combattimento.
Un'altra differenza anatomica è chiaramente che il suo bucollo era coperto da una sostanza organica rossa, quindi diciamo che il suo cuore era riempito. Sappiamo bene che i buchi ollo rappresentano il cuore perduto dell'ollo stesso. Beh, poi quando l'abbiamo visto per la prima volta, inutile notarlo, la sua maschera è la stessa di Ichigo ed è la maschera completa che Ichigo tirerà fuori con lo scontro con Ulquiorra quando per l'appunto il White, l'ollo di Ichigo, prenderà totalmente il controllo sull'anima del protagonista. Quindi l'ollo White è in grado di sparare Zero dalle corna, beh, altra abilità che Ichigo tirerà fuori nel famoso scontro sul tetto di Las Noches, ma soprattutto ha uno stile di combattimento molto rapido, molto potente e simile a quello di uno Shinigami. Ha delle sorte di lame all'altezza delle braccia. E soprattutto ciò che lui riesce a fare è, come dicevo prima, acquisire sempre di più abilità Shinigami dopo averne uccisi un maggior numero. Di conseguenza, una cosa interessante da notare è che Aizen aveva detto che quest'ollo aveva come livello medio di Reiatsu quello di un capitano. Infatti, doveva essere in grado di sconfiggere un capitano con lo Shigai senza troppi problemi. Poi è chiaro, l'abbiamo visto nella puntata, l'abbiamo già commentato insieme, arriverà Masaki, che con le sue frecce lo attirerà verso di lui e riuscirà a sconfiggerlo trafiggendolo con una freccia all'interno della maschera. L'ollo, quindi danneggiato profondamente, deciderà di autodistruggersi. Ma in questo modo sappiamo bene che il White non è stato sconfitto, in quanto il suo Reiatsu, la sua essenza, si è incistata all'interno del corpo di Masaki fino ad arrivare alla fusione con i poteri Shinigami di Isshin nel corpo di Ichigo. Poteri che poi chiaramente si risveglieranno con il tempo per quanto riguarda il nostro protagonista. Il White, però, un po' come la volpe a nove code, è stata sigillata con un patto fatto dal padre del protagonista, ovvero c'era questo filo che in un certo senso teneva sigillato l'ollo tramite i poteri Shinigami di Isshin. Tant'è che poi, durante lo scontro con Byakuya di Ichigo, quando l'ollo si risveglierà, il patto di sigillo si è rotto ed Isshin riacquisirà un'altra volta i propri poteri di Shinigami. Bene, quindi penso sia chiaro un po' a tutti l'origine di questo ollo molto particolare, un ollo molto interessante perché? Perché osserviamo un attimo il discorso dal punto di vista di Aizen. Lui stava facendo delle ricerche per creare sostanzialmente i primi Arrancar, per capirci, no? Le prime creature che avevano quindi un'essenza ibrida tra Ollo e Shinigami. In questo caso è diverso, perché se poi Aizen riuscirà a creare Arrancar completi, che sono Ollo che rompono la maschera e acquisiscono poteri Shinigami, qui è il contrario, perché qui è un Ollo creato da anime Shinigami. Aveva provato Aizen a fare una cosa del genere. Fallimentare, ma come dice Aizen stesso, ai fini della trama e del destino, in un certo senso non sarà fallimentare, perché Ichigo sarà poi la creatura creata indirettamente da Aizen più forte, diciamo l'esperimento meglio riuscito che aveva mai fatto. Poi Urara, chiaramente anche lui, con Ichigo come cavia, in un certo senso, con i suoi allenamenti riuscirà a mettere dei paletti, no? All'evoluzione di Ichigo stesso. Ma quello che volevo dire prima è, fateci caso un secondo, per quanto riguarda Aizen, lui voleva creare gli Arrancar, la creatura ibrida, e ci riuscì, diciamo, in tempi molto più recenti rispetto all'origine del White. Vi ricordo quando Gin Nishimaru, da bambino, osservava Aizen creare le prime vittime per fondere le anime dei Shinigami con lo Gyoku, no? Vi ricordate tutta quella parte lì? Adesso, ci avete fatto caso a una cosa? Noi vediamo due Ollo sperimentali creati da Aizen all'interno della storia, esclusi gli Arrancar, che non sono Ollo creati direttamente da Aizen. Vediamo il White e Metastasia. Metastasia, che è un ollo che vediamo protagonista in un qualche episodio flashback molto importante per quanto riguarda la storia di Kaien Shiba e Rukia, quella tragica storia che portò alla morte di Kaien Shiba, di sua moglie e di molti Shinigami della tredicesima compagnia. Ed è molto ironico, ironia del caso, come gli ollo sperimentali di Aizen hanno combattuto contro un membro del clan Shiba, il White contro i Shin Shiba, capitano della decima, e Metastasia contro Kaien Shiba, il tenente della tredicesima. Cosa molto interessante da notare. E una cosa molto più importante su cui vorrei porre l'attenzione adesso è che se mentre il White è stato creato da anime Shinigami per ottenere un potere ancora maggiore, qui con Metastasia Aizen aveva creato un prototipo di Ollo
che aveva il potere di sigillare, di annullare il potere delle Zanpakutō degli Shinigami. Infatti, Metastasia riusciva a fondersi con il corpo dello Shinigami, quindi il contrario del White, era l'ollo che entrava nel corpo dello Shinigami e lo possedeva, e in più aveva l'abilità fortissima di annullare qualsiasi potere di una Zanpakutō. Ragazzi, Metastasia era fortissimo. Ed è per questo che sostanzialmente ha vinto contro Kaien, contro un tenente che era fortissimo. E adesso vi dico una cosa. Vi ho detto che Aizen ha creato due hollow artificiali, il White e Metastasia. Ma in realtà no, sono tre. Perché il terzo hollow artificiale che ha creato è un Arrancar, e sto parlando di Wondervice Marghera. Per come ce lo presentano, quando si vede la scena in cui nasce Wondervice, in teoria quello lì è un hollow, un Arrancar creato apposta da Aizen. Chiaramente poi scopriamo per sigillare le fiamme di Ryujin Jakka di Geryusei Yamamoto. E molti di voi dicono, che palle, ogni volta per sigillare Yamamoto il villain di turno si inventa qualcosa. Questo qui è, diciamo, un plot armor da parte del villain. E no, ragazzi, no. Perché Kubo ci aveva già detto molte saghe prima, per l'appunto, all'interno della saga della Soul Society nei ricordi di Rukia, che Aizen era già arrivato alla risposta di bloccare le Zanpakutō degli Shinigami con Metastasia. Quindi in realtà il Wondervice Marghera è stato un'evoluzione di quel potere, in grado di sigillare le fiamme di Ryujin Jakka. Questo discorso ve lo sto facendo un po' su tutti gli hollow sperimentali di Aizen per farvi capire anche i piani stessi di Aizen, ok? In un certo senso il White, che è stato l'hollow un po' più fallimentare in termini di fatti, in realtà poi alla fine è stato uno forse degli esperimenti meglio riusciti, perché per l'appunto il White entrerà a far parte dell'anima di Ichigo. E qui vediamo dei grandissimi parallelismi, per chiudere questo argomento, con il White e l'Hollow di Ichigo, che prenderà però nella sua anima le sembianze dell'Hollow Ichigo bianco, per farvi capire, no? Il famoso Ōgiji Shirosaki, chiamato così dal fandom 10 anni fa, che in realtà il suo vero nome è Zangetsu, non aveva mai mentito. È chiaro che qui il White ha delle sembianze diverse, perché nell'anima di Ichigo rappresenta, come abbiamo scoperto, la fusione dei poteri Shinigami ed Hollow. Quindi in realtà proprio a livello di morfologico vediamo uno Shinigami che però è un Hollow. Ha una Zanpakutō, ha il vestito da Shinigami, è tutto bianco, quindi ancora il White ritorna, no? E soprattutto riesce a utilizzare tecniche ibride sia Shinigami che Hollow. Che banalmente il Getsuga Tensho nero, che è una tecnica per l'appunto dello Zangetsu White, e soprattutto il Zero. Io vi ricordo che Ichigo, quando si trasforma nell'Hollow completo contro Ulquiorra, ha tutte le tecniche del White. Ha il Zero, ha la rigenerazione, che gli salverà la vita ad Ichigo, tra l'altro, la rigenerazione istantanea, il Sonido, tutte tecniche di origine Hollow. E molti di voi mi hanno chiesto, com'è possibile che Ichigo è così forte? Cioè, la trasformazione Vastolord, anche se è sbagliata chiamarla così, di Ichigo, è molto più forte del White. E su questo siamo d'accordo. Beh, perché qui, ripeto, è un'altra cosa. Qui abbiamo l'anima di Ichigo, che è già è un potere aggiunto, no? A livello proprio logistico, al potere del White che è fuso a quello di Ichigo dei Shinigami. Quindi quella lì è più una resurrection di Ichigo. È logicamente più sano chiamarla così, più logico chiamarla così. Ed ecco perché quindi raggiunge un livello molto più alto di un capitano. Forse uno dei un livello Hollow Vastolord più alto di tutti, riesce a sconfiggere senza troppa difficoltà la seconda etapa di Ulquiorra, che a mio parere rimarrà sempre l'Arrancar più forte in termini di potenza pura. Quindi il White ci ha donato grandi scene, grandi momenti e soprattutto finalmente abbiamo scoperto l'origine di questo potere all'interno di Ichigo, che per l'appunto è vecchia come i primi esperimenti di Aizen. Incredibile, perché tutti i puntini adesso sono collegati. Ora come ora, non voglio fare spoiler per il futuro, Ichigo comunque ha scoperto il suo nuovo potere, ha forgiato le sue due lame, Quincy e Hollow Shinigami, proprio come rappresentazione dei suoi due poteri e la rappresentazione dell'accettazione del proprio potere come Zangetsu, visto come entrambi le parti della sua stessa anima. Sicuramente in futuro ne vedremo delle belle. Perché c'è una cosa importante, e qui ve la butto un po' come, non come spoiler chiaramente, ma come argomento per cui riflettere, per chi non ha visto il manga. Date tanta attenzione all'allenamento che Ichigo ha avuto nel Dangai con Tensa Zangetsu
per acquisire il gatsu kadensho finale. Perché lì vediamo il White nella sua forma vera, che è per l'appunto l'anima del Zangetsu bianco con la maschera del White nera, ed è quella la vera forma di Ichigo, dei poteri di Ichigo Shinigami Hollow. E quando si fonde con Tenza Zangetsu, che è chiaramente la rappresentazione Quincy di Yuaba molto giovane, li vediamo fondersi insieme e quella lì è, diciamo, la forma finale dei poteri di Ichigo, no? Dell'abilità. Questo lo capiamo già ai tempi, perché poi facendosi trafiggere Ichigo riuscirà ad acquisire il Getsu Kaidensho finale, il Mugetsu e tutto ciò che ne deriva. Quindi quella tecnica, il Mugetsu, il Getsu Kaidensho finale, per capirci, è frutto in ogni caso della fusione dei propri poteri, White, Hollow, Shinigami e Quincy. Già lì Kubo ci aveva lasciato delle grandi informazioni che rivedrete in futuro. Fidatevi di me. Spero che questo video su YOLO artificiale in generale, ma sul White, abbia chiarito un po' qualche dubbio o in generale abbia fatto una panoramica nitida dell'argomento e di quello che è successo. Noi continueremo qui in settimana a parlare chiaramente di altre argomentazioni, dei poteri di Ichigo, anche ma magari facendo un po' il riassunto di tutti i foreshadowing e di tutti gli indizi che Kubo ci ha dato in passato sui poteri Quincy di Ichigo, andremo a finire quindi tutte le argomentazioni del season finale. E riprenderemo poi una nuova programmazione in attesa di luglio, in cui parleremo degli aggiornamenti sulla seconda stagione, su quello che ci aspetta, sui lavori che Kubo sta facendo attivamente per questa nuova stagione, e poi chiaramente sui video analisi dei personaggi che scegliete voi, c'è Kyoraku in lista e tanti tanti altri argomenti come le novel. Quindi ragazzi, non molliamo, Sulzo 6 d'Italia è sempre qui con voi. Buon anno a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.